Buongiorno, buongiorno e buon sabato 16 settembre. Non vedo l'ora che giochino ancora. Dopo la bella vittoria di Bologna, dopo la netta, spettacolare vittoria contro il Torino, dopo l'autorevole prestazione e autorevole vittoria contro la Roma, non vedo l'ora che giochino ancora i nostri ragazzi. È il giorno del derby. Ancora una volta dunque, buongiorno e buon sabato 16 settembre, care amiche e cari amici, che mi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Siamo tifosi del Milan, oggi è derby, ma prima vi chiedo scusa. Prima mi chiedo scusa perché oggi non parlare per tanti minuti di derby, delle speranze dei nostri ragazzi, della mio augurio, anzi del mio vaticinio di un gol di Kjær. Ogni volta che andrà in area, pensate al vaticinio, tirate forte il gol di Kjær di testa. Dobbiamo concentrarci sul gol di Kjær di testa quando va in area. Speriamo che ci regali un grande gol. E la luce bionda, la Danimarca è chiamata la luce della terra. Anzi, scusate, inverto. Terra di luce, chiedo scusa ai danesi. E lui è la nostra luce bionda. E mi auguro che la luce bionda illumini l'area di rigore quando attacca il Milan. Devo parlare di Milan, devo parlare dei nostri ragazzi, ma signori, signori, anche il titolo è tutto dedicato a un giocatore che voglio fortemente, e scusate ancora una volta, se parlo di mercato, che volevo, voglio e vorrò centravanti del Milan della prossima stagione. Ve l'avevo detto, tutti si ricordano quando io dicevo Terem Moffi, o Moffi alla francese, ma lui è nigeriano. Ieri ho visto il Festival della Musica di Verona, il team Awards, e poi ho visto cantanti, a me diverto, ho visto tanti cantanti, un po' tutta, diciamo, il Festival dei cantanti che ci hanno tenuto compagnia l'estate scorsa e i mesi scorsi. Poi però, senza sapere il risultato, ho finito un po' tardi, mi sono visto Paris Saint-Germain mo e contro, e per questo che vi dico quel nome, Paris Saint-Germain-Nizza, stavo dicendo Paris Saint-Germain-Moffi. Paris Saint-Germain-Moffi. Perché ve l'avevo detto qualche mese fa, lui doveva essere il centravanti del Milan. Il costo non era facile, sappiamo il mercato, sappiamo i buoni investimenti, sappiamo un mercato intelligente, quindi si è andato su altri, quindi nessun rimpianto, ma deve essere il centravanti 2024-2025, sempre con il nostro. Con il nostro Giroud mi auguro, poi mi auguro che Jovic faccia un grande campionato, ma stiamo parlando di Terem Moffi. Ieri vittoria per 3-2 del Nizza, squadra per la quale tifo in Francia, vado spesso a vederlo. Complimenti a Francesco Farioli, allenatore che ha lavorato bene in Turchia e è stato scelto dalla dirigenza del Nizza e sta facendo bene. Complimenti a Francesco Farioli, allenatore emergente. Sapete quella fascia dei che poi possono allenare o meno grandi squadre, dei Dionisi, dei De Zerbi, dei Farioli, tutti questi allenatori giovani. Complimenti. Ma Terem Moffi. Primo gol. Mbappé si fa soffiare la palla da Todibò, mi sembra. È andato ha recuperato il pallone il giocatore francese,
ha messo in mezzo una mischia girata, pur toccata da un avversario, girata di Moffi, 1-0 per la formazione della Costa Azzurra. Il pareggia papera del portiere del Nizza. Secondo tempo, Moffi sulla fascia di sinistra. Mettetevi nell'occhio come se giocassero nella curva nord di San Siro, la curva nord, la curva a sinistra della tribuna centrale. Va sul fondo, doppia finta, doppio passo, evita l'avversario, gli si fa incontro Donnarumma, ma mentre Donnarumma viene avanti, pallone in mezzo e gol di Laborda. 2-1. Il 3-1 è totalmente spettacolare. Riceve sulla destra, viene avanti, si accentra, tiro simile a quello di Ronaldo nel derby, quando Ronaldo ha giocato nel Milan, quel tiro quando poi è andato, quel tiro che aveva battuto Julio Cesar, che vanno a uscire vicino al palo. Una grande prestazione, due gol e un assist per Terem Moffi. Leggo ancora il costo, adesso si sarà avvicinato, anzi si era avvicinato, ricordate, l'ha preso dal Lorient a 2 milioni e mezzo più un riscatto di 22 e mezzo, il Nizza. Adesso è un giocatore che ancora spero vada sui 30-32, ma il Milan lo deve già opzionare. Moncada, che ha, immagino, splendidi rapporti con i dirigenti del Nizza. Lui ha una casa, va in vacanza spesso ad Antibes, quindi non lontano da Cannes, lontano da Nizza. E io spero proprio che lui riesca, ovviamente sotto l'egida di Cardinale, di Giorgio Furlani, di D'Ottavia, non importa, ho parlato di Moncada perché lui abita in quella zona, conosce bene ovviamente il giocatore, e gli avevo già una volta scritto, dai regà, gli ho scritto una volta, regà, mi hai regalato Loftus-Cheek, che è l'altro che vi avevo indicato, regalami anche Moffi. Mi ha messo un emoticon sorridente, non si è certamente sbilanciato, però io spero che sia lui il centravanti del prossimo anno. Ma oggi non è il prossimo anno, oggi è il giorno del derby. La formazione la conoscete già, ve la leggo velocemente: Maignan, Calabria, Kier, tiro Kier oggi, forza. Con Ciao, Teo Hernandez a centrocampo, Krunic, Loftus-Cheek, Cheek, dall'altra parte Van Gogh, in mezzo Agu e Filo, Krunic, un Couturier, un grande sarto delle azioni. A destra, vi dirò il soprannome, pensate a una canzone di Bruno Mars. In mezzo Oliviero lo Sparviero, il giratore cortese, a sinistra il proprietario di Leao Land, il parco di divertimenti più affollato e ricercato del mondo. Se voi andate sulle agenzie di viaggio, sui dépliants, sulla brochure delle agenzie di viaggio, là leggete Leao Land, prenotazioni però qualche mese prima. C'è tanto, ormai è uno dei parchi di divertimenti più importanti e spettacolari nel mondo. Questo è il nostro Milan che questa sera giocherà, e quindi noi faremo il tifo, non pensiamo a Moffi, ma spero che lo vadano già a opzionare. Un giocatore che 24 anni, nigeriano, potete già immaginare un giocatore alla UEA. Spero proprio che possa essere lui, però l'avevo già indicato mesi fa, Terem Moffi, quando ha segnato un bellissimo gol. Ma oggi dobbiamo tifare per Olivier Giroud, il giratore cortese. Quanto è bello fare gol da Trieste in giù, quanto bello quando segna Olivier Giroud, quanto è bello fare gol da Trieste in giù, l'importante che segni Olivier Giroud. Spero che questa sia una delle canzoni cantate, oltre che si è girato Giroud, ecco, tante canzoni. Bene, sono fiducioso,
Non mi vedete teso, mi vedete entusiasta. Stasera si gioca un grande derby tra le due squadre che conducono la classifica. Io sono preoccupato quando sono indietro e gioco un derby o gioco una partita importante, perché c'è il rischio che si incominci a inseguire troppo. Invece una partita da capo classifica, fiducioso, chissà cosa si inventa quello scienziato, questo allenatore che avrei visto bene a Los Alamos. A Los Alamos, l'avrei visto bene a Los Alamos. Andate a vedere, così andate a fare un salto, perché dico che l'avrei visto bene fra gli scienziati di Los Alamos. Erano là tanti scienziati, non voglio dirvi che, perché erano là, perché lì sono cose pesanti, grosse, a volte tristi, a volte sanguinose. No, parlo di Los Alamos perché là c'erano gli scienziati. Solo per questo parlo di Los Alamos. E mi piacerebbe che lui potrebbe stare lì a studiare, non quello che hanno studiato gli scienziati di Los Alamos 70 anni fa, dunque siamo nel, sì, no, anche 80 anni fa, ma studierebbe ancora formule importanti e schemi importanti per vincere le partite. Mi fido molto del nostro scienziato, mi fido molto della sua, dei suoi stimoli, della sua voglia di salire l'asticella. È il nostro scienziato, possiamo dire che anche il nostro saltatore con l'asta, come Jimbo Tammeri, che ha vinto il campionato mondiale, le Olimpiadi. Lui continua a dire, scusate, ancora 3 centimetri, e salta e supera l'asticella. Questo è Pioli. Quante cose vi ho detto, gustatevi il derby, gustatevi il derby. Sono partito da lontano, ma ieri sera quando ho visto la prestazione del Nizza, ma i gol di Moffi, beh, mi sono gasato. Stasera voglio che ci sia la risposta tutta francese o tutta nigeriana di Giroud e di Chukwueze. Ma io ogni volta che... bisogna sempre concentrarsi su un giocatore. Io mi concentro e rischio, perché lui gioca contro Lautaro. Quindi deve pensare soprattutto a fermare Thuram, a proposito di francesi, o Lautaro. Però quando va in area, l'esoterismo, speriamo. Bisogna puntare su qualcuno, ognuno punta su qualche giocatore. Io punto così, perché io ho fiducia su Kjær, l'esoterismo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like. Signori, non vedo l'ora che giochino ancora. Buon sabato, forza Milan, forza Lotta, vincerai, non ti lasceremo mai.